E torniamo a trasmettere dal centro sportivo Maracanã. Partita valevole per la 13ª giornata di campionato del trofeo Jack fra CSKA Mosca e Trabzonspor, il derby per antonomasia del trofeo Jack che a fine di prima frazione di gara si è cristallizzato sullo score parziale di 2-1 a favore dei russi. Giorgio, qual è il secondo tempo che ci dobbiamo aspettare da questa contesa? Sicuramente sulla falsariga del primo, un secondo tempo caratterizzato dall'agonismo, sempre nel termine positivo, e sicuramente anche buona dose di giocate, di spettacolo, di fantasia da parte dei concorrenti, diciamo, di ambo le squadre, che sicuramente hanno le carte in regola per poter stupire e per poter divertire i fan accorsi al campo. La prima frazione ha avuto una combustione diesel dopo una prima fase votata ai tatticismi. Il match si è infiammato salvo poi spegnersi anzitempo rispetto al duplice fischio arbitrale. Sembra che la seconda frazione stia proponendosi sulla falsa riga, effettivamente, come hai detto tu, del primo tempo, e arriva già il primo fischio arbitrale a favore del Trabzonspor. Calcio di punizione sul punto di battuta, il solito Nappi e Capitan Aliperti, il cui sinistro si infrange proprio contro la barriera. Nello specifico Capitan Alfieri ha impattato la sfera e arriva qui il suggerimento, l'imbeccata profonda che trova pronto solo Angelo Papaccio, il portiere dei russi del CSKA Mosca. Qui Alberto Sepe ha provato un improbabile suggerimento di tacco appannaggio di Caiazzo. Riparte il Trab con Nappi, qui pasticciano un po' i difensori del CSKA Mosca. Nappi guadagna la sfera, scambia con Papa, ne ha due addosso, preferisce tornare dalle parti di Nappi che gira a largo, serve Aliperti che si alza deliziosamente la sfera e spreca un'eccellente occasione da rete. Cosa si è mangiato Aliperti? Sì, è stato veramente sprecone. Qui Aliperti aveva un cioccolatino per gentile concessione di Nappi, che è andato a recuperare questo pallone dalla sinistra, l'ha lavorato e poi ha servito ottimamente Aliperti, che si è alzato il pallone un po' come Gabbiadini contro il Chievo Verona. Però la sorte è stata la stessa, ovvero nel caso del bomber napoletano la parata del portiere, in questo caso pallone altissimo, ripeto, un po' sprecone. Intanto Alfieri affrontato da Di Lauro, scontro fra numeri 10. Alfieri ne ha due addosso e guadagna una preziosissima rimessa laterale. Sempre efficace il lavoro di Capitan Alfieri. Qui Papaccio, senza saper né leggere né scrivere, la spara in modo violento in rimessa laterale. Qui Nappi prova a rasare la barba all'incrocio dei pali, ma non ci riesce. Palla fuori. Fa buona guardia Di Lauro in questo caso ed evita anche la rimessa laterale. Riparte il Trabzonspor con la sfera che passa dal numero 10 al numero 7. Numero 7, destro, sinistro, ancora sul sinistro, lascia sul posto Sepe, viene caricato da Alfieri che riconquista la sfera, ma il CSKA Mosca la lascia scivolare in rimessa laterale sul punto di battuta Capitan Aliperti. Nappi ha provato il tiro di prima intenzione, impattato dalla difesa avversaria. Prime schermaglie molto noiose di questa seconda frazione di gioco, mentre Aliperti prova a girarsi, ma Sepe ha fatto buona guardia. Giuliano ancora Sepe, Capitan Alfieri, per Sepe il tiro in scivolata, poca coordinazione per il numero 15 del CSKA Mosca. La sfera termina alta alle spalle di Caiazzo. Riparte il Trab con Papa che serve Aliperti, spalla alla porta, se la porta sul sinistro Nappi. Matrisciano morde sulle caviglie, spedisce la palla più lontano possibile. In profondità Aliperti, a buon gioco nel spostarsela sul sinistro, e arriva il fischio arbitrale che punisce l'intervento difensivo di Sebastiano Giuliano. Si forma un nugolo di uomini attorno al direttore di gara ed arriva il calcio di punizione. Non è rigore, l'arbitro non ha ritenuto il fallo
concretizzatosi all'interno dell'area. Capitano Aliperti continua a lamentare dei dolori a seguito dell'intervento avversario, mentre sul punto di battuta si appropinquano Di Lauro e Nappi. Barriera composta da tre uomini: Sepe, Alfieri, Matrisciano, Papaccio. Lo stesso Papaccio para la sfera e qui c'è l'intervento prodigioso di Matrisciano, che sulla linea di porta nega il gol a Papa. Alfieri gioca per Matrisciano, ancora Matrisciano prova a gettarsi nello strezzo, serve Alfieri e arriva la parata di Caiazzo. Sembra che stiamo entrando nel vivo della seconda frazione di gioco. Qui Sepe sbuccia la sfera ed arriva una rimessa laterale per i turchi. Sembra che il gol sia nell'aria. Sì, Giando, le squadre pare abbiano ingranato la marcia giusta, occasioni da una parte e dall'altra. Un po' vengono messi in secondo piano gli aspetti difensivi, squadre molto alte, il gol è nell'aria. Anche perché lo score provvisorio è cristallizzato sul 2-1, calcettisticamente un segno under, mentre Aliperti prova qui a controllare in modo pregevole il pallone, ma il pragmaticismo di Giuliano l'ha vinta. Scusate, pragmatismo ovviamente, intendavamo riferirci. Il Trab torna a manovrare con Caiazzo che spara malamente in fallo di fondo. Riparte il CSK Mosca dai piedi di Papaccio per Giuliano. Cerca una linea di passaggio pulita, la trova in Alfieri, sette polmoni, mentre qui Sepe non è tempestivo nel proporsi in profondità, ma conquista pur sempre una rimessa laterale. Alfieri il tiro, Caiazzo c'è, Sepe qui contesta un fischio arbitrale, un calcio di punizione. Riparte il Trab da questo calcio piazzato, il tiro di Nappi, Papaccio copre il palo e la sfera termina in rimessa laterale. Mentre Alfieri si riallaccia le scarpette. Di Lauro fa buona guardia. Nappi il tiro, Giuliano impatta la sfera. Rimessa laterale, Nappi dal punto di battuta per Papa. Nulla di fatto, Matrisciano conquista la sfera, guadagna anche un fallo. Importante ricevere quanti più falli possibili per arrivare ai tiri liberi e magari far propria la gara. Sì, Giando, prevedo che i tiri liberi possano essere i protagonisti finali di questo match. Bene, attenzione Sepe qui, un tiraccio. I tiri liberi possono essere la chiave di questo match lungo andare, dal momento che il CSK difende il vantaggio. Il Trab mi sembra un po' sconclusionato nelle idee offensive, vediamo un po'. Intanto qui l'ennesimo cambio, Roselli e Di Lauro si siedono in panchina, subentra Bozzolo. Intanto capitano Alfieri di primissima intenzione spedisce al lato, Caiazzo per Nappi. Nappi ce l'ha sul destro, due avversari addosso, inventa per Aliperti, a sua volta per Nappi, ancora Nappi, sempre Nappi, palla al piede, serve centralmente Aliperti, controllo approssimativo, anche in questo caso prova ad inventare, Papaccio c'è, Giuliano, Papaccio si becca anche un calcione ma guanta la sfera e toglie le castagne dal fuoco per i moscoviti. L'estremo difensore russo, Papa, arriva il fallo per Alfieri. E qui di primissima intenzione Alfieri a
tentato una clamorosa sporcata. Ricordiamo l'episodio che ha reso protagonista di Nolfi del Valencia un gol, una sporcata. Ed attenzione qui Giando dà una palla sporca e nasce un'occasione d'attacco per il CSKA. Comunque sì, per completare questo ricordo un po' triste per i tifosi della Roma del trofeo Jack, la sporcata di Adinolfi, due giocatori a terra, un suo compagno a terra, ma lui ha preferito calciare quando si era formato un capannello attorno all'arbitro. Il gol fu regolare e la sporcata così nacque. Tanto qui la calcio d'angolo non si concretizza, prova a ripartire il Trab, Papaccio fa buona guardia e la spedisce lontano. Capitano Aliperti si siede in panchina, rientra in campo Roselli. Papa, fronteggiato da Alfieri. Papa, il tiro a fil di palo, ma manca per l'ennesima volta la precisione necessaria a far male a Papaccio. Riparte il CSKA. Alfieri, ancora un controllo sontuoso, tiro di prima intenzione, per poco non arriva la segnatura del numero 10 del Tigre del Jack. Rimbalzo irregolare della sfera che ha tradito Caiazzo, la cui presa bassa è stata inefficace. Corner, Matrisciano di prima intenzione, getta in mezzo la sfera, rimessa laterale, Bozzolo sul punto di battuta, Nappi, ancora Nappi, le sue finte, provano a mandare fuori giri Giuliano, Nappi ce l'ha sul sinistro, il tiro, Papaccio risponde presente, Bozzolo non riesce a ribattere a rete. Nappi per Papa, Fieri va in opposizione, Roselli, Matrisciano alla bene meglio, Alfieri ripulisce l'ennesimo pallone, riparte in contropiede, ancora Alfieri fronteggiato da Papa, ancora Alfieri guadagna fallo. Con pochi gol questa tra CSKA e Capa, dopo i primi tre gol d'esperienza qui ha guadagnato un fallo fondamentale che manda su tutte le furie Papa, addirittura ammonito dal direttore di gara Alfieri, in questo caso più che la Tigre la Volpe del Jack. Eh sì Giando, qui d'esperienza Giovanni ne ha da vendere, come la sua classe è andato a conquistarsi questo fallo sulla mediana, vediamo un po' cosa riuscirà a combinare. Il tiro, attenzione Caiazzo per due volte, Sepe non riesce a mandare a rete la sfera, ancora Alfieri, il tiro, Caiazzo stavolta c'è, Bozzolo, Nappi, guadagna la sfera Giuliano, serve Sepe, torna alle parti di Giuliano, Papaccio preferisce spedirla in rimessa laterale, evita ogni problema. Nappi ancora il numero 7 turco, prova il tiro di punta, Papaccio si distende, copre la parte bassa dello specchio di porta, rimessa laterale per il Trabzonspor con Roselli sul punto di battuta. Nappi si propone come prima opzione di passaggio, anzi è Bozzolo sul punto di battuta, Roselli al centro dell'area fronteggiato da Sepe, ancora Nappi qui prova a servire proprio Roselli, ma la sfera è assolutamente imprecisa e al termine di questa azione pasticciata arriva il fischio arbitrale per il time out. Una gara thriller, molta tensione, ma pochi gol, anzi zero gol ancora in questa seconda frazione di gara. Sì, molta tensione, i partecipanti alla partita sono motivati alla vittoria, non vogliono fare passi falsi, il CSKA sta mantenendo questo importante parziale, il Trab ci sta provando in tutti i modi, in questo secondo tempo mi sembra più deciso a risalire la china, la squadra turca, la squadra di Pasquale Adinolfi, Pasquale Aliperti, vediamo un po' se la partita si sbloccherà in favore dei turchi o dei russi. Terzo fratello Adinolfi al momento non c'è, altro scuso ancora, sarebbe un monopolio. Ripartiamo con il possesso del CSKA Mosca, ancora punteggio fermo sul 2-1 proprio a favore dei moscoviti, con capitano Alfieri che gestisce l'ennesima sfera difficile,
la ripulisce, la serve indietro, fa il gioco, fa la squadra Alfieri, mentre Giuliano prova il break offensivo qui a testa bassa come un ariete. De Capua prova il tiro, sbilenco, Caiazzo non ha problemi, innesca Bozzolo, Casa, scusate, Papa numero 9, mi sono confuso col numero 9 del Fenerbahce. Alfieri il tiro, Caiazzo risponde presente, passaggio lungo, troppo lungo questo passaggio per tutti tranne che per Papaccio, che lascia l'azione dei suoi ripartire con De Capua. Papaccio, un suggerimento velenoso questo di De Capua. Tuttavia l'estremo difensore del CSK toglie le castagne dal fuoco per l'ennesima volta e la spedisce in rimessa laterale. Riparte il Trabzonspor qui con Nappi, che serve Papa per Roselli, perde la sfera il numero 2 Bianco Granata. Qui De Capo ha provato ad innescare il solito Alfieri, Sepe, ottimo break, il tiro, sbilenco, e arriva il corner che tuttavia premia l'azione del numero 15 del CSK Mosca. Capitano Alfieri dal punto di battuta si getta in aria, Giuliano, è un tiro a porta quello del numero 10 Moscovita, ma arriva la rimessa laterale per il Trab. Qui Nappi brucia nettamente Sepe, Nappi serve Papa che pensa al tiro, si allarga, si chiude in un angolo, sicuramente proverà a guadagnare un corner o perlomeno a girarsi, suggerisce per Nappi che pensa al tiro, lascia sul posto due uomini, si affronta con Giuliano ed arriva il fischio arbitrale a premiare la percussione offensiva del numero 7 Biancogranata. Nappi si è infranto contro uno scoglio e tuttavia il direttore di gara Tufano ha ravvisato un'irregolarità nell'azione di Giuliano ed arriva il fischio arbitrale a favore del Trab a ridosso dell'area di rigore, ma per l'ennesima volta è solo punizione. Obladi, oblada. Infatti vediamo gestacci di Nappi, mentre vediamo, sì, è tiro libero, perciò no, è tiro libero. Tufano chiama il tiro libero per il Trab. Dai piedi di Nappi la sfera del possibile 2-2. Tufano istruisce i calcettisti, dice che farà ripetere in caso di invasione dell'area. Nappi, il destro, e arriva la rete del pareggio. Trab 2, CSK 2, si sblocca la gara in questa seconda frazione di gioco e potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di questo interessante match. Sì, adesso tutto il gioco del CSK fino adesso è vano, perché Nappi, il migliore dei suoi, ha sbloccato questa partita, questo secondo tempo, prima marcatura del secondo tempo in favore dei Biancogranata. E adesso la partita cambia volto. Con un Di Lauro appannato, Nappi si è caricato il Trab sulle spalle e risulta decisivo. Non ha fatto molti gol. Mentre qui torna a manovrare il Trab sul parziale di 2-2 quando mancano 7 minuti al termine della gara. Nappi fa sportellate con Sepe, Alfieri finisce a terra e guadagna un fallo. L'esperienza per quella che preferirei rinominare la volpe del Jack, Giuliano, proprio per Alfieri. Papa esce bene in marcatura, Sepe lascia scivolare dalle parti di Papaccio, passaggio lungo, ancora Papa fa buona guardia, Alfieri contesta un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro, Papa tenta il tiro, Papaccio è presente e qui perfeziona il rinvio. La palla termina direttamente dalle parti di Caiazzo, che innesca Bozzolo, riparte l'azione del Trabzonspor con il numero 3 che si invola sulla fascia, lascia per Nappi che brucia il proprio avversario, tira di punta ma arriva il palo dove non c'è Papaccio. Qui intanto Bozzolo commette fallo ai danni di Sepe e si inaugura la serie dal dischetto per il CSK Mosca.
il probabile vantaggio dei russi passa dei piedi di De Capua, finora abbastanza appannato. Sì, già andò abbastanza appannato, questa è l'occasione giusta per farsi valere. Già andò da dire, una costante di questo match è stato De Capua, il tiro, mentre clamoroso errore, si stampa clamorosamente sul palo il sinistro di De Capua. Comunque, già per concludere, la costante di questo match sono stati sicuramente i falli. Tanti falli in zone forse nemmeno tanto importanti, falli inutili. E vediamo un po' come andrà a finire questa partita anche con i tiri liberi adesso in gioco. Intanto è tornato in campo Di Lauro, pronto a redimere la sua prestazione opaca. Ha fronteggiato Sepe, ma ha perso la sfera. Arriva la palla lunga per Alfieri, che danza sulla sfera, qui la perde, ma Giuliano recupera prontamente, titaneggia a ridosso del cerchio di centrocampo, cerca una linea di passaggio pulita, preferisce manovrare palla al piede, qui l'invenzione di Alfieri per Sepe, che clamorosamente buca l'occasione col gol nel derby. La palla ribattuta da Cagliazzi è terminata addosso al numero 15 Moscovita e si è poi stampata clamorosamente sul legno della porta. Sì, Giando, un'azione clamorosa da vedere questa di Alberto Sepe, ma invece l'azione di squadra del CSK è stata sicuramente positiva per la caparbietà del numero 2. Stiamo parlando di Giuliano Sebastiano, che si è dimostrato veramente insuperabile. Tanto qui Nappi ha provato ad illuminare la giocata dei suoi, qui Alfieri in profondità per nessuno, la corrente De Capua si era proposta ma poi è rimasta troppo indietro rispetto a Capitano Alfieri. Qui Alfieri ruba l'ennesimo pallone, prova a ripulirlo, torna dalle parti di Papaccio, che serve nuovamente il capitano russo. Ancora il capitano, la tigre del Jack, prova a graffiare, serve Sepe, ritorna il favore il numero 15 Moscovita, ma guadagna una rimessa laterale la squadra russa. Qui De Capua per Alfieri, ancora De Capua, ma Nappi fa buona guardia e lascia scivolare in corner. Giorgio, dovevi terminare il tuo discorso precedentemente? Sì, volevo descrivere l'azione che ha portato alla conclusione sul palo, il rimpallo sul palo. Sì, Caparbio, dicevo, il numero 2 Sebastiano, pallone per Bomber Alfieri, il capitano, che già sa dove i suoi compagni di squadra sono. Pallone eccezionale sulla corrente Sepe, che sfortunatissimo. Ma passo la parola a te, perché Nappi qui strepitoso. Sì, Nappi danza mandando fuori giri diretti marcatori. Qui Di Laura ha provato ad illuminare a modo suo la giocata con un sinistro tagliente, una rasoiata che tuttavia ha trovato pronta l'opposizione della difesa moscovita. Qui Papa prova ad involarsi, fronteggiato da Alfieri, preferisce tornare dalle parti di Roselli, che allarga a sua volta di nuovo per Di Lauro, ne ha due addosso. Di Lauro, il numero 10, illumina la giocata, serve Nappi che lascia sul posto Sepe, ancora Nappi, torna dalle parti di Di Lauro, il tiro e manca di pochissimo l'appuntamento col gol il numero 10 Bianco Granata, che poi contesta duramente il fischio arbitrale di rimessa dal fondo, perché c'è calcio d'angolo a suo modo di dire. Qui Papa, Giuliano alimenta per Alfieri, ancora Giuliano, ce l'ha sul destro Giuliano, il tiro e di divora un gol clamoroso in questo caso. Cosa si è mangiato il numero 2 russo? Riparte il trab, Giuliano per Alfieri, spazi larghissimi, De Capua pensa al tiro, lo prova, impreciso anche questa volta. Spazi larghissimi, non ci sono più difese ma solo due squadre votate all'attacco e pronte ad agguantare l'intera posta in palio. Sì, Giando, il risultato parziale di 2-2 forse non appaga le due squadre in campo, che stanno facendo tutto il loro possibile per aggiudicarsi l'intera posta in gioco, oltre che i tre punti, la gloria di aver conquistato questo derby. Ma io credo che alla luce dei fatti, fino a questo momento, con pochi minuti che separano le due squadre da una doccia calda,
il risultato parziale sia abbastanza giusto. Intanto Di Lauro ce l'ha sul destro, Papaccio è monumentale, salve il risultato quando ormai siamo in pieno extra time. Ultime azioni qui dal centro sportivo Maracanà, Di Lauro spalla alla porta, affrontato da Matrisciano, Nappi porta via Sepe, arriva il tiro di Di Lauro. Papa anticipa netto Alfieri che è in netto debito di ossigeno, ha giocato tutta la partita, neanche un attimo di pausa per la Tigre del Jack. Ancora Papa monumentale anche in questo caso, Sepe non può nulla per fermare il numero 9 Bianco Granata. Di Lauro ne lascia due sul posto, suggerisce per Nappi, Papaccio la spara più lontano possibile, arriva Alfieri che da terra allontana la sfera, potrebbe arrivare il cartellino per il numero 10, per il capitano che alza anche un ditaccio e per scusarsi bacia l'arbitro, è una volpe. Nappi qui, Di Lauro, arriva la deviazione che aveva del prodigioso in questo caso. Papa serve Caiazzo, potrebbe commettere la frittata ma manda la sfera in rimessa laterale e termina il derby con lo score di 2-2. Che partita, Giorgio, un tuo commento? Certo, è stata una bellissima partita, sicuramente caratterizzata da agonismo ma anche da tanta voglia di portarla a casa. Il CSK ci è andato vicino, il Trab forse negli ultimi minuti poteva recriminare qualcosa dopo un secondo tempo ben condotto, ben giocato, sempre alla ricerca di quel pareggio che è arrivato grazie a un penalty, grazie a un tiro libero trasformato da Nappi. 2-2, forse 2-2 finale, forse che è giusto, rispecchia l'andamento del match. Primo tempo targato CSK, secondo tempo targato Trab, quindi risultato giusto. Un tempo ciascuno e termina qui il calcio giocato al centro sportivo Maracanà. Da me, Gian Domenico Piccolo, e da Giorgio Lisio è tutto. Restiate però sintonizzati per le interviste ai protagonisti di questo incontro. Siamo qui con Capitan Alfieri e con l'estremo difensore Papaccio del CSK Mosca al termine del derby della gara pareggiata 2-2 contro il Trabzonspor. Capitano, un commento su questo incontro, alla fine è arrivato il segno X. È stata una bellissima partita, soprattutto perché Gaetano non era in campo, quindi abbiamo visto un buon calcio stasera, non solo falli, voglio dire. Ottima partita soprattutto da parte di Aliberti, che lo rispetto tantissimo, però no a Gaetano, perché per me è l'anticalcio. Quindi stasera ho fatto vedere come si tocca la palla, come si passa, e tanta tattica abbiamo visto stasera, perciò è uscito il segno X. Tanti tatticismi, tanti tiri tuttavia, e Papaccio si è dimostrato presente e coriaceo, in diverse occasioni ha salvato la porta del CSK. Quali sono le impressioni di chi ha visto tutti i calciatori di movimento e chi ha visto parecchie azioni e parecchi tiri pericolosi dalle sue parti? È stata una bella partita e... non lo so, abbiamo giocato abbastanza bene anche noi questa sera. C'è stato lo spirito del CSK, come sempre quando giochiamo contro il Trab. Sono ritornato dopo quasi 2 mesi e stavo molto in forma perché era da molto che non giocavo. Quindi ci ho messo l'anima in questa partita per non perdere. Un Papaccio in più, un Papaccio recuperato per il rush finale, un pareggio contro la quarta forza del torneo. Il CSK come... dovrebbe essere il Trabzonspor. Quali sono le impressioni finali in vista di queste ultime partite che restano di Trofeo Jack? Niente, dobbiamo recuperare perché abbiamo perso tanta strada, ci dobbiamo fare forza, dobbiamo essere più compatti che mai, come ha detto giustamente Papaccio, spirito CSK che ci ha sempre contraddistingo, lealtà soprattutto e buon calcio. Abbiamo con noi Pasquale Aliberti, capitano in campo questa volta del Trabzonspor, e Jovino, capitano effettivo appunto della formazione turca, infortunato questa sera. Ragazzi, la prima domanda per voi: come avete visto tu dal campo da protagonista, mentre il tuo compagno capitano in panchina, come avete visto questo match combattuto e abbastanza gradevole? Allora, come tutti i derby si sa, va trattata con i guanti, questa partita è una partita a parte, quindi bisogna prescindere dalla forza effettiva della squadra e si deve giocare appunto
come partita singola. Il CSKA come sempre ci dà filo da torcere, poi è una partita che noi sentiamo tanto, quindi ci sono anche le emozioni in mezzo, però senza Gaetano dietro è stata dura perché diciamo si sono create molte più azioni, però purtroppo infortunato non ci poteva essere. Diciamo di là c'è stato invece un papaccio che ha fatto l'impossibile per non farci segnare su più e più occasioni, è stato sempre presente, decisivo, con grandissime parate anche nell'ultimo minuto di recupero su Di Lauro, palla piazzata, si è buttato e l'ha presa con la punta del piede. Non si può fare nulla, abbiamo giocato, ce la siamo giocata, abbiamo fatto un sacco di tiri, un sacco di azioni, abbiamo tenuto palla, abbiamo tirato, ma abbiamo trovato un muro davanti, a differenza del nostro che è più un muro sgretolato, un muro del pianto. Niente, vabbè, è stata una partita, io devo ringraziare a nome mio da capitano la mia squadra perché hanno dato veramente l'anima, anche Di Lauro che ha giocato a mezzo servizio al 50%, anzi al 30% direi. E niente, hanno dato l'anima, non hanno fatto sentire la mia mancanza, però per me un 2-2 contro questa squadra, una partita che sento tutto l'anno, quindi la reputo comunque per me una sconfitta, perché è una partita che avrebbe dovuto essere vinta di molti gol di scarto, perché il tenore di livello in campo comunque era superiore, il nostro livello sia come rosa che diciamo tecnicamente, tatticamente in tutto. Quindi è una partita che sento molto, poi vedere comunque Alfieri in campo senza di me, senza la mia marcatura, è brutto perché si è mosso molto e gli hanno dato troppo spazio purtroppo. Con me non ha tutta questa libertà. Poi come ha già sottolineato Aliberti, abbiamo trovato un papaccio davvero in giornata, non giocava da 2 mesi, aspettava forse questa partita anche lui come tutta la squadra loro da un anno e gli è andata bene così anche l'ultimo minuto, è stato un gol già fatto, però va bene così, ci prendiamo questo punto, siamo comunque quarti e puntiamo ai playoff per poi giocarcela tutto alla Champions. Quindi un 2-2 in questo derby molto sentito che non rispecchia le vostre ambizioni. Sì, vabbè, però nulla comunque è cambiato perché, per quanto riguarda i fini della classifica, perché siamo quarti. Le nostre ambizioni sono, appunto, come ho detto prima, arrivare ai playoff e modificare un po' questa squadra, soprattutto nella fase difensiva e tra i pali, perché a differenza comunque quest'oggi l'ha fatta il portiere, il nostro in negativo e il loro in positivo. Questa è stata la chiave della partita. Pasquale, in conclusione quella girata in area di rigore, io in telecronaca l'ho sottolineata un po' alla Gabbiadini come in partita non, contro il sì, Chievo. Ce l'ho dentro Gabbiadini, ho mangiato. Senza sorriso. Ma una girata che sottolinea le tue qualità tecniche, ma cosa è mancato lì? No, c'era il portiere davanti che non doveva esserci, perché ci so bene lo specchio, te l'ho detto, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma papaccio c'era sempre. Quest'oggi che non abbiamo preso pali attraverso, perché di solito noi prendiamo intorno ai 6-7 pali, 4 a partita, ma pure di più a partita, questa volta un solo palo di Nappi e tutto il resto l'ha messo papaccio, ci abbiamo provato, ma va bene così, va bene così.